Si inizia l'ingresso in campo del Nuova Florida Atletico Rocca Massima, nona giornata del campionato provinciale di Serie D, e si inizia in un modo molto singolare, l'ultima giornata per quanto riguarda l'anno solare. Le due formazioni entrano in campo accompagnati dai baby, per la precisione i pulcini, categoria pulcini appunto classe 2008. Manca a questo punto il fischio d'inizio che arriva proprio in questi istanti, si inizia a giocare. Daniele Moncada, uno dei tanti, ma c'è anche fuori Giuseppe Valente. C'è intanto il primo tiro della contesa, il primo pericolo portato da Foschi. Biondolillo riesce a recuperare il pallone nonostante averlo perso, poi ancora Di Mascia, ancora Biondolillo, prova la soluzione di poco fuori dal palo e lo ha atterrato Della Vecchia direttamente in avanti, poi il tocco da parte di Sinceri, gli si fa incontro Sinceri, poi riesce comunque Babuscia a dare il pallone verso Antenos, in mezzo prova Di Mascio e c'è il palo a dire di no alla conclusione, lascia a Carrosi, poi Foschi, ancora difende il pallone, se ne va Foschi, il gol del vantaggio per l'Atletico Rocca Massima con il gol di Foschi, azione architettata dal numero 7, lo scambio con Fabio Sinceri, poi lascia all'indietro per Antenos, alla destra c'è Carioti, prova Antenos, Della Vecchia sale, adesso la Nuova Florida, se ne va anche Tabacchiera da solo e poi c'è il colpo fortuito con il tocco con Sala, Tora in mezzo e anche un palo a dire di no adesso alla Nuova Florida, al Atletico Rocca Massima. Biondolillo, Simolo in mezzo, c'è Carioti con il tacco, il gol del pareggio di Carioti con la complicità anche di Izzo. Mignone, ancora Di Mascio, se ne va adesso lui a sinistra ma trova Gentili e quindi in mezzo riesce a dare il pallone di prima intenzione, Biondolillo gira, c'è il colpo, intercetta Carioti, poi riparte Mignone per Biondolillo a destra, palla messa in mezzo, Carioti, arriva Mignone e in due tempi Izzo, poi rilancia subito per Della Vecchia, esce anche Sal, fare un po' il prezioso, il lezioso, ancora Foschi, se ne va verso Della Vecchia, il tiro angolato, esce Sala, Antenos, altezza del dischetto del tiro libero, De Celis in mezzo con il tacco, il gol di Antenos, costretto a tornare indietro verso Tabacchiera, non ha soluzione, quindi restituisce il pallone al giocatore in maglia numero 4, Biondolillo, Tabacchiera, poi smanaccia il pallone, viene fatto proseguire comunque il gioco, la palla messa in mezzo, allontana Sala, anche Simulo ma non passa dalle parti di Della Vecchia, poi apre per Tora, il gol del pareggio dell'Atletico Rocca Massima con Tora. Babuscì, il tiro ribattuto, De Celis in mezzo, Babuscì in spaccata però apre verso Simulo, De Celis dice di no, il palo, Babuscì lascia Simulo, Di Mascio poi lo scambio verso Simulo, si gira, colpisce, pallone che va fuori per De Celis, poi ancora per Babuscì, ancora un palo, subito lo raccoglie Tora pronto alla battuta, ancora di prima intenzione Della Vecchia, prova adesso la conclusione, ancora Foschi, Antenos da, va verso Babuscì, pallone che si muove sulla linea orizzontale, poi prova Simone, Antenos trova il gol del vantaggio come era stato in apertura di ripresa, la pressione di De Celis ma Foschi non perde il pallone, apre addirittura anche per Sinceri, troppo di filano, pallone messo in mezzo però poi smanaccia Sala, Babuscì verso destra dove c'è Antenos, il corridoio libero verso Carioti, la conclusione che fa la barba al palo con tutte le sue forze l'Atletico Rocca Massima, poi Sinceri si dispera, arriva il triplice fischio finale del direttore
di gara Cipolla di Roma 1 a comandare la file dell'ostilità. Nova Florida batte Atletico Rocca Massima per 3-2, decide la doppietta di Antenos proprio nella ripresa ad aprire il vantaggio sul 2-1, poi addirittura il 3-2. Nuova Florida si conferma al comando e chiude l'anno solare proprio in vetta alla classifica, almeno in questa prima parte di stagione.